Torino continua a vincere in casa, una partita forse più difficile di come poteva sembrare sulla carta, una partita combattutissima fino all'ultimo secondo. Torino oggi giocava senza Valerio Amoroso, che è stato un protagonista della squadra PMS per questo biennio. Abbiamo la fortuna di poter fare la disponibilità di parlare col presidente Antonio Forni. Chiediamo a lui immediatamente un commento sulla partita, che è stata molto bella e piena di pubblico, e ovviamente non possiamo esimerci di chiedere informazioni sul il perché non c'era Valerio Amoroso. Beh, certo, quando viene a mancare un tassello importante come Amoroso, sicuramente è un handicap grave di partenza. Oggi è stata una grande vittoria di squadra, la squadra ha giocato veramente con grande intensità e alla fine la partita, alla fine di una partita emozionante, dura, fino all'ultimo minuto, con un pubblico meraviglioso che ci ha sostenuto fino all'ultimo istante, alla fine ce l'abbiamo fatta. Oggi era veramente importante, non erano solo due punti in palio, ma qualcosa di più, dimostrare che la squadra, anche senza un campione come obiettivamente Amoroso, poteva vincere oggi, ed era fondamentale. Per Amoroso mi spiace, adesso io mi limito a dire che purtroppo si è reso protagonista di un episodio molto grave, per cui automaticamente, in base ai regolamenti sportivi, oggi era fuori squadra, fuori rosa, non poteva scendere in campo, e quindi siamo stati costretti, nostro malgrado, a farne a meno, non avevamo assolutamente alternative. L'importante però, ripeto, oggi era vincere, e davanti a un pubblico straordinario. Non vogliamo mettere in imbarazzo il presidente, che è stato disponibilissimo a parlare di una questione veramente molto fresca, da quello che si è potuto sapere, molti di noi l'hanno saputo praticamente 2 ore fa, di questo episodio. Avremo modo, credo, di approfondire magari sui giornali in altro modo. Tornando al basket giocato, che è la cosa che personalmente forse ci interessa di più, oggi Torino vince 82-77, bella prestazione, come hai detto tu, di tutti quanti. Era importante cancellare il passo falso, lo possiamo dire, con Agrigento, perché approfittando anche del scivolone di Verona non è così irraggiungibile. Torino ha l'obiettivo di raggiungere una certa classifica e non può permettersi questi scivoloni e non può permettersi di perdere un giocatore importante come Valerio, quindi presumo che ci saranno delle alternative per il proseguo del campionato. Beh, sicuramente sono già allo studio, non dire del nostro direttore sportivo, del nostro allenatore, sicuramente cercheremo di non deludere i tifosi che hanno delle grandi aspettative. Abbiamo detto in realtà che questo campionato era un campionato difficile, duro, di alto livello qualitativo, quindi avevamo messo già in conto delle sconfitte. Però siamo praticamente nei primissimi posti, adesso penseremo con obiettivo prima la Coppa Italia e poi ai playoff. Un occhio alla classifica, un occhio a cosa gira attorno alla PMS, l'importante per noi che abbiamo Torino nel cuore è che questa squadra vinca, al di là dei personaggi, quindi ovviamente noi teniamo al risultato in questo senso. Cioè, i giocatori passano, Torino resta, grazie del sostegno. Noi ci saremo sempre. Grazie mille, presidente. Grazie a voi. Grazie.